Ed eccoci tornati in diretta su Le Fonti TV con il nostro Le Fonti Instant Focus. Attenzione perché questa parte di diretta sarà molto molto legata intanto all'attualità, cosa che facciamo sempre, però ci darà modo l'attualità stessa di approfondire alcuni temi che possono poi diventare spunti per gli investitori e per i trader. E allora uniremo un po' tutto quello che di solito magari spalmiamo nel corso del nostro palinsesto, cercheremo di inserirci ancora di più all'interno dei mercati. Io saluto subito il mio ospite che è collegato con noi, Walid Kudmani, Chief Market Analyst di XTB Online Trading. Grazie per essere con noi, benvenuto sulle Fonti TV. Grazie per l'invito, è un piacere. Grazie a voi. E appunto, poi, visto che parliamo di trading online, cercheremo di capire anche qual è l'approccio in questo momento di chi sul mercato opera tutti i giorni, ma ci arriviamo con calma. A me piace sempre partire dalla teoria ma poi andare sulla pratica, credo che sia un po' anche la vostra mission, dico bene? Certamente, certamente. Ok, allora Walid, io direi facciamo una panoramica dei mercati analizzando un po' le parole chiave che ci portiamo appresso da un po' e che però in questo momento sono ancora più in evidenza. La prima credo che sia l'inflazione. Inflazione che ha iniziato, insomma, a tenerci compagnia, per così dire, fin dall'anno scorso e che poi è diventata ancora più opprimente come presenza con l'inizio di quest'anno, soprattutto quando poi si è scatenata anche la crisi geopolitica con il conflitto in Ucraina e con la guerra tra Russia e Ucraina. In qualche modo adesso ci possono essere tante altre riflessioni dopo l'intervento della Fed che ha aperto un po' le danze rispetto a quelli che sono gli accorgimenti di politica monetaria proprio per tenere a bada l'inflazione. Partiamo da qui per fare appunto una panoramica del mercato che in questo momento sta dando indicazioni diverse. Sì, no, come hai detto tu, è il tema principale che comunque si discuteva da molto tempo. Abbiamo visto già dalla fine dell'anno scorso che era un tema che veniva discusso dalle banche centrali con le famose parole della Fed che diceva che l'inflazione era transitoria, quindi doveva passare da sola, che poi si sono cambiate in parole che l'inflazione è qui per il prossimo futuro. Purtroppo quello che è successo è che molti si aspettavano un approccio molto aggressivo, almeno diciamo medio aggressività da un punto di vista di aggressività da parte delle banche centrali. Quello che è successo è che il conflitto che si è scatenato tra la Russia e l'Ucraina ha cambiato un po' le prospettive, specialmente per l'Europa. E quindi adesso quello che sto vedendo io e quello che stanno vedendo molti operatori di mercato è questo distanziamento tra l'approccio della banca centrale statunitense, la Fed, e la banca centrale europea, quindi la BCE. Certo. Tendenzialmente quello che succede è che la BCE segue la Fed, quindi se magari un aumento dei tassi avviene negli Stati Uniti, dovrebbe avvenire anche in Europa poco tempo dopo. Quello che invece stiamo vedendo è che gli Stati Uniti sono diventati molto più aggressivi da un punto di vista di politica monetaria e fiscale, con la Fed che ha annunciato cambiamenti dei tassi, infatti l'hanno cambiato anche nell'ultima riunione di questa settimana, con lo 0,5% e potenzialmente aumenti dello 0,5% anche di più nei prossimi meeting di quest'anno. La BCE invece deve avere a che fare con questa inflazione che per molte persone in passato magari era un argomento di cui si sentiva discutere in televisione, non aveva un impatto vero e proprio, ma nella vita di tutti i giorni adesso si sente proprio questo impatto sul consumatore medio dell'inflazione che continua a dilagare. Quindi la BCE si trova in una situazione molto difficile dove deve avere a che fare con questa inflazione molto elevata, ma quasi rimane legate per il fatto che deve comunque sostenere i mercati in un momento dove i costi proprio reali, certo, da un punto di vista operativi sono aumentati. Certo. Quindi abbiamo questa situazione di disparità tra la politica fiscale e monetaria che ha causato fino a un certo punto questa inflazione, che è un aumento dei costi e una svalutazione della valuta. Però per controbattere questa opinione di molti operatori di mercato che bisogna agire, abbiamo anche la situazione dove per proprio motivi pratici, per esempio molte materie prime che vanno a influire sui prezzi sono in aumento per cause geopolitiche, quindi ha cambiato un po' le prospettive. L'America naturalmente, essendo molto più lontana dal conflitto, avendo un'economia più forte, avendo una politica monetaria un po' più sovrana dell'Europa, perché l'Europa comunque si deve adeguare alla situazione di molti più paesi, alcuni più deboli economicamente, altri meno, deve un po' fare conto con questa situazione. L'America ha un po' più di libertà e infatti questo è quello che si sta vedendo
Poi alla fine la Fed ha due obiettivi principalmente, che è mantenere la stabilità dei prezzi e Esatto. mantenere un mercato del lavoro forte. Esatto, volevo proprio arrivare lì perché poi tu hai toccato dei punti fondamentali che possiamo inserire nel nostro puzzle, no? Così almeno abbiamo tutti gli elementi a disposizione. I compiti delle banche centrali sono quelli che hai appena elencato tu, tenere a bada l'inflazione, quindi controllare i prezzi, però sostenere il mercato del lavoro e di conseguenza insomma far sì che l'economia non rallenti. In questo momento invece abbiamo anche quella parte lì, c'è cioè un'economia in rallentamento proprio per i cigni neri, chiamiamoli così, che si sono inseriti nel contesto e nel panorama che stiamo analizzando, e quindi c'è anche il timore che si aggiunga un'altra parola che fa paura, stagflazione, no? Quindi bisogna andare, cioè l'inflazione elevata che ancora non è scesa, anche se Powell, poi ti chiedo anche magari un commento su questo, ha detto che evidentemente molto probabilmente sta raggiungendo il picco e poi quindi possiamo attenderci una discesa dell'inflazione. Cosa ne pensi? Poi adesso ci arriviamo, però appunto la stagflazione è pari a inflazione alta e crescita che continua a rallentare, e di questo stiamo parlando purtroppo. Quindi il ruolo delle banche centrali in questo momento è veramente delicatissimo, e come peraltro hai già detto tu, bisognerà anche evitare un disallineamento di tutte le banche centrali, perché abbiamo visto Fed ha alzato i tassi, l'ha fatto anche la Bank of England, che peraltro è stata anticipatrice, no, di un rialzo dei tassi dopo tanto tempo, e adesso appunto la BCE si trova in una posizione un po' scomoda, ecco. No, hai detto benissimo, anzi, diciamo, la situazione è proprio questa, dove la BCE si trova in una posizione molto scomoda, perché la Bank of England, che ha alzato i tassi per prima quasi, anche se adesso comunque la sterlina sta faticando, il dollaro continua a regnare sovrano, abbiamo visto euro-dollaro che scende, si aggira intorno a 1,05, quindi quasi zona di parità a questo punto, e da un punto di vista economico non conviene per gli Stati Uniti, anzi, diciamo, si discute molto di questo fatto che un dollaro forte è una cosa buona, diciamo generalmente, però fino a un certo punto, perché poi diventa troppo difficile esportare beni dagli Stati Uniti, quindi causerebbe anche un problema questo rallentamento della BCE, causerebbe anche un problema per gli Stati Uniti paradossalmente andando avanti, anche se questa disparità tra le due politiche delle banche centrali sta per adesso beneficiando un po' più gli Stati Uniti. Come hai detto tu, si parla molto di scenario di stagflazione, hai spiegato benissimo cosa significa, c'era un po' il timore di una recessione. Adesso se ne parla ancora di più, specialmente abbiamo visto recentemente in Inghilterra, i dati del PIL degli Stati Uniti sono stati negativi per il primo trimestre e non hanno ancora neanche catturato completamente la situazione del conflitto, quindi c'è un po' di incertezza da quel punto di vista, però da un punto di vista di stagflazione sembra essere, perché comunque l'inflazione non è in essenza, diciamo, in sé una cosa negativa, perché una crescita dei prezzi potrebbe può anche significare una crescita dei salari, una crescita comunque della domanda, quindi in teoria potrebbe anche essere una cosa positiva, però come hai detto tu giustamente, quando aumentano i prezzi e l'economia continua a contrarsi e scendere, diciamo, da un punto di vista di PIL, allora a quel punto diventa uno scenario preoccupante. Quello che stiamo vedendo adesso, sì, Powell può dire che siamo ritrovati al picco dell'inflazione, una cosa da tenere d'occhio è che potrebbe esserci uno scenario dove questo approccio aggressivo dalla Fed si verifica solo nella prima parte dell'anno per cercare di comunque adattarsi a questa inflazione molto alta, ma nella seconda parte dell'anno comunque una politica di monetaria aggressiva andrebbe poi a impattare la domanda, perché ridurrebbe l'influsso di denaro nel mercato, ed è una cosa che potrebbe essere meno comoda, perché un punto che vorrei precisare anche è che la politica monetaria e fiscale della Fed si lega molto a volte alla politica vera e propria degli Stati Uniti, perché il presidente degli Stati Uniti molto spesso è lui che ha molto a che fare con il presidente della Fed. Assolutamente, come no? Poi adesso anche vicino, cioè tra un po' ci saranno anche le elezioni del midterm, che insomma, esatto, non è vedono... proprio lì stava arrivando. Esatto, bene, ti ho letto nel pensiero, allora lo faccio dire a te, prego. No, stavi dicendo benissimo, quello è il fatto che comincerà a essere preoccupante, perché se entrando nelle elezioni del midterm, che sono intorno a ottobre, Biden non può permettersi di avere un'economia in rallentamento con già il primo per il trimestre con un PIL in contrazione e un secondo, un terzo trimestre diciamo ancora peggio, quindi potrebbe esserci più pressione sulla banca centrale statunitense per attenuare un po' il suo approccio e quindi essere un po' meno aggressiva, anche se ha già annunciato vari aumenti dei tassi che andrebbero a verificarsi per il resto dell'anno, mentre invece per la BCE
gli aumenti di tassi potrebbero iniziare proprio verso la fine dell'anno, quindi potrebbe seguire uno scenario dove si sovrappongono queste cose, dove la BCE sta incominciando ad alzare i tassi mentre la Banca Centrale statunitense sta incominciando a diciamo calmarsi, certo, un po' da un punto di vista di approccio. Certo, allora io riprendo anche così andiamo sul secondo spunto che ci traghetta un po' verso anche situazioni e considerazioni più pratiche. Prendo la parola che abbiamo usato più volte, recessione, peraltro per dire che Powell in questo momento l'ha scongiurata la possibilità che ci possa essere una recessione, anzi Powell ha detto con la politica monetaria della Fed l'economia statunitense reggerà. Speriamo che non sia un errore di valutazione, lo dico con un sorriso, come è stato fatto per l'inflazione, no? Che è stata considerata transitoria per troppo tempo, invece adesso abbiamo compreso che non lo è. Però vorrei arrivare a entrare ancora di più a capire un po' lo stato dell'economia americana attraverso il rapporto del non-farm payrolls che verrà pubblicato. Ovviamente sappiamo, è inutile girarci troppo intorno, quanto aiuti a capire proprio lo stato corrente dell'economia americana e quanto poi vada a incidere. Qui c'è il primo risvolto pratico su mercati valutari, indici, azionari, insomma. Quindi già potremmo capire, no? Sei d'accordo, come il mercato reagisce alla fotografia reale dell'economia statunitense? Sì, ben detto, anzi senza dubbio. Il rapporto non farm payroll è quasi il rapporto macroeconomico più importante del mese, viene rilasciato il primo venerdì di ogni mese, che coincide con oggi. Esatto. Prima del rapporto non farm payroll viene rilasciato il rapporto ADP, che è generalmente di mercoledì, ed è un po' un'indicazione del settore privato e di come sta andando il mercato del lavoro nel settore privato. Il mercato del lavoro comunque statunitense, se andiamo a concepire anche l'idea di come era durante la crisi, quindi del Covid, che abbiamo visto milioni e milioni di disoccupati settimana dopo settimana, è in fase di ripresa molto avanzata, anzi diciamo possiamo dire che il mercato del lavoro statunitense si è quasi completamente ripreso. Quello che succede anzi è che ci sono troppi lavori, sono più lavori che gente che cerca lavori. Sì, quello che sta succedendo sono adesso aumentate le richieste dei sussidi di disoccupazione, sì. Esatto, quindi aumentano anche le richieste di sussidi di disoccupazione in linea con il fatto che molti degli stipendi adesso non riescono a reggere il ritmo dell'inflazione, quindi molte persone riescono a vivere più o meno allo stesso standard guadagnando da un punto di vista di uno stipendio medio oppure di una richiesta di disoccupazione. Quindi quello che sta succedendo adesso è una situazione dove la Fed potrebbe preoccuparsi leggermente di più del rapporto NFP. Quello che succederebbe però è una variazione più leggera, perché in passato magari era molto più importante da un punto di vista di reazione immediata. Adesso la Fed ha già comunicato la sua politica per le prossime riunioni, quindi magari a meno che non vediamo una delusione proprio grande da un punto di vista dei dati oppure una sorpresa positiva, dubito che ci sia una risposta molto immediata dei mercati in anticipo di un cambiamento di prospettiva dalla Fed. Però come sempre nei mercati può cambiare tutto ogni momento, certo, e quindi potrebbe essere una sorpresa anche da questo punto di vista. Soprattutto in questo momento dove la volatilità la fa un po' da padrona, l'abbiamo visto appunto con le parole di Powell, la riunione della Fed, in qualche modo c'è stata una sorta di euforia che poi io insomma non utilizzerei la parola euforia, ma semplicemente un rafforzamento delle convinzioni che già il mercato aveva rispetto a questa riunione della Fed, no? Perché si è verificato tutto nelle attese, si temeva un rialzo del 75, sì, invece no. Poi non solo non c'è stato, ma Powell ha detto che non si sta ancora pensando a quello, quindi a quel punto gli investitori e i mercati hanno reagito bene. Però subito il giorno dopo invece abbiamo visto cosa è accaduto a Wall Street ieri, insomma c'è stata invece una sorta ancora di panic selling quasi, mi verrebbe da dire, no? Quindi cambiano proprio di giorno in giorno i mercati, sto seguendo il tuo ragionamento. Sì, assolutamente, anzi diciamo da un punto di vista classico dovrebbe essere stato un evento positivo questo fatto che i tassi non sono stati alzati, almeno per le azioni, e per la valuta magari un po' meno, però comunque è un rialzo dei tassi, quindi dovrebbe essere una situazione positiva. Quello che abbiamo visto giustamente che hai detto tu è proprio questa giornata rossa sui mercati, dove il Nasdaq, l'S&P, ma anche tutti i mercati, abbiamo visto un calo dei mercati asiatici. Forse quello che sta giocando un po' un ruolo è questa situazione
di preoccupazione della pandemia in Cina, che comunque i lockdown in Cina stanno continuando ad aumentare tra i hub principali finanziari come Shanghai, ma anche altri hub da un punto di vista di produzione manifatturiera in giro per la Cina, Pechino che incomincia comunque a attuare anche dei lockdown, quindi potrebbe esserci un rallentamento. Ovviamente non dimentichiamo che la Cina è la seconda economia più grande del mondo, importatore netto di molti, molti beni, sia di consumo che principalmente di materie prime, di rame, e acciaio, ferro, anche molti altri beni di costruzione. Quindi potrebbe essere veramente preoccupante per le economie globali e anche per l'economia statunitense, certo, che potrebbe risentirne. Ecco, quindi se volessimo mettere un punto interrogativo per chiudere anche questo secondo spunto insieme a te, cosa dobbiamo aspettarci dal rapporto di oggi sul non farm payrolls? Ovviamente il rapporto sempre significativo, abbiamo detto i mercati sono sensibili alla lettura di questo rapporto, probabilmente però in questo momento lo saranno ancora di più. Sì, allora per il momento oggi direi che dovremmo aspettarci, anzi dovremmo tenere d'occhio come andrà a confrontarsi con il rapporto ADP di mercoledì, sì, che è stato deludente da quel punto di vista, quindi c'era un'aspettativa abbastanza nota di un aumento dei posti di lavoro e non è stata raggiunta, quindi quella sarebbe la cosa principale da tenere d'occhio. Se il rapporto NFP di oggi, se dovesse arrivare intorno a quelle aspettative che già ci sono, allora magari una reazione più attenuata dai mercati. Se invece dovesse deludere anche questo rapporto, allora potremmo vedere ancora più una reazione negativa dal mercato, perché ha visto che le azioni della Fed comunque stanno danneggiando l'economia ancora di più. Esatto, i mercati in questo momento sono altamente sensibili, sono volatili e appunto ecco lo spunto che ci porta a capire come approcciarsi al mercato e come è cambiato l'approccio al mercato in questo momento, mercati e volatilità. Allora, ovviamente abbiamo individuato due categorie, traders e investitori, perché si approcciano già di per sé diversamente al mercato in questo momento. Allora, cominciamo a dire com'è cambiato e poi magari cerchiamo di capire come bisognerebbe approcciarsi al mercato, anche se non c'è una ricetta che valga per tutti, e qual è insomma la vostra visione rispetto a ciò che potrebbe succedere nell'immediato futuro. Ecco. Beh, sì, distinguiamo immediatamente un attimo l'approccio di un trader e di un investitore. Quindi un trader generalmente cerca di sfruttare la volatilità sul mercato per trarne, diciamo, un profitto, essendo magari con un trader di derivati dove puoi anche vendere allo scoperto, quindi beneficiare di un calo del prezzo di un asset determinato, non è che ti spaventa molto la volatilità, anzi il contrario, sono questi momenti dove molti trader cercano proprio di arrivare preparati, perché la preparazione è quella fondamentale, specialmente per questi momenti dove c'è molta volatilità. Per un investitore invece che cerca di formarsi un portafoglio di investimento di magari più lunga, medio lunga durata, allora a quel punto è una ricerca un po' più sensibile da fare da quel punto di vista. Quello che stiamo vedendo adesso è questa distinzione un po' tra i due, dove i trader sono alla ricerca dell'opportunità un po' più a breve termine, mentre invece gli investitori sono alla ricerca di un portafoglio che riesce a resistere a questo clima di inflazione, che riesce a resistere a questo clima di stabilità. E magari quello che stiamo vedendo adesso è che il settore energetico sta andando molto bene, quindi da un punto di vista, sì, non sembra che cambieranno le cose almeno da un giorno all'altro, perché l'OPEC non ha intenzione di cambiare la sua produzione, quindi il petrolio continua a essere a livelli abbastanza elevati, a meno che non vediamo uno shock della domanda dalla Cina che comunque sta incominciando a comprare petrolio russo, allora il petrolio e il settore energetico comunque continua a regnare. Il settore tech invece sta soffrendo molto, già c'era questo timore da un punto di vista della banca centrale statunitense che avrebbe avuto un impatto molto notevole sul settore tecnologico, che in prima parte è stato sostenuto proprio da questa politica monetaria, come abbiamo visto con la ripresa V del mercato statunitense, mentre invece adesso si sta rivelando un mercato abbastanza debole con la stagione degli utili che comunque sta ancora andando avanti negli Stati Uniti, a Wall Street, molti utili deludenti, abbiamo visto Netflix che è in calo del 40%, Meta comunque ha sofferto molto, altri utili principali che hanno deluso le aspettative, e fondamentalmente una cosa da tenere d'occhio sono anche le prospettive future che sono state abbastanza negative, quindi Wall Street abbastanza preoccupante da un punto di vista di tecnologia, però da un punto di vista di utility e di settore energetico comunque ci sono prospettive abbastanza buone per un investitore. Per un trader invece possiamo continuarci ad aspettare probabilmente aumenti della volatilità, momenti di stabilità nei mercati, perché
questa disparità che abbiamo detto, di cui abbiamo parlato all'inizio, tra le banche centrali, la situazione geopolitica non completamente certa, quindi abbiamo la situazione Russia-Ucraina che ha un impatto molto grande sull'Europa, la Cina che ha un impatto sul resto del mondo, queste nuove alleanze geopolitiche che si stanno formando, tutto questo crea un clima quasi perfetto per un clima di volatilità tra i mercati finanziari. Certo che se sfruttata bene può dare anche delle ottime, può far aprire delle ottime posizioni, basta che non ci si lasci prendere dal cosiddetto panic selling, perché poi c'è il rovescio della medaglia, no? In queste situazioni e lo abbiamo visto piuttosto bene, l'altro giorno c'è stato anche il flash crash, quindi figuriamoci, diciamo che il mercato in questo momento, lo diciamo con un sorriso ma sempre per mettere tutti gli elementi a nostra disposizione, visto che stiamo parlando di approccio di investitore di trader, diciamo che il mercato non ci sta facendo mancare proprio nulla in questo periodo. No, è un mercato ricco di emozioni, giustamente detto bene, l'altro giorno c'è stato un flash crash, il giorno dopo potrebbe esserci un rally, movimenti generalmente abbiamo visto anche da un punto di vista delle valute, i movimenti dell'1% sono abbastanza rari comunque nel mercato delle valute, però comunque si vedono molto più spesso oggi, qui non abbiamo neanche parlato delle cripto che sono in calo del 10% qui e lì, 15% un giorno, in rialzo del 10% l'altro giorno, quindi per un investitore generalmente, se la cosa fondamentale è sempre anche per un trader, la cosa fondamentale è avere un'educazione finanziaria abbastanza alta, che si può formare tramite molti modi, quindi diciamo corsi, webinar, risorse varie che possono essere trovate, ti danno più conforto nella propria strategia, quindi trovare una strategia adeguata al momento del economico in cui ci troviamo. Al momento, come hai detto, abbiamo un momento dove le emozioni non mancano, c'è molta volatilità, ci sono strategie anche per questi momenti per i trader. Da un punto di vista dell'investimento bisogna stabilire anche che tipo di investitore siamo, perché se siamo un investitore che cerca di trarre profitto da un giorno all'altro, allora sì, non dormiamo la notte, però se cerchiamo di trovare una strategia che ci duri fino alla fine dell'anno, per i prossimi 5 anni, per i prossimi 10 anni, allora un giorno all'altro il cambiamento non dovrebbe influire troppo sul nostro sentimento se abbiamo fatto le nostre ricerche. Assolutamente, prima, questo è un'altra cosa, guarda, poi educazione finanziaria eccetera, quando chi parla con me mi butta lì questo amo, io lo prendo subito perché è fondamentale. Volevo arrivare a dire un'altra cosa che hai detto importante, è che prima bisogna decidere che tipo di investitore vogliamo essere, perché poi cambiano le strategie, non è che quando si parla di investimenti c'è un unico grande tema che vale per tutti, è abbastanza chiaro, però insomma anche le cose chiare a volte vanno ribadite, a prescindere però da quello, dalla scelta che facciamo, bisogna conoscere, anche perché la conoscenza in tutti gli ambiti, soprattutto di più quando abbiamo a che fare con i soldi, ci aiuta anche a tamponare delle situazioni di emergenza, quindi sappiamo stare magari sempre più con i nervi saldi quando la situazione richiede fermezza, insomma, invece se ovviamente non si sa dove andare a parare c'è più il rischio di perdere tutto e non bisogna scherzare. Walid, siamo in chiusura, ma ti chiedo un ultimo suggerimento se vuoi per chi ci segue, insomma, non dico una ricetta ideale perché non esiste, dipende un po' da tutti noi, però un ultimo suggerimento che ti viene in mente come chiusa. Vorrei continuare con l'argomento che stai facendo tu, questo fatto che non si smette mai di imparare nei mercati finanziari, non si smette mai di imparare cose nuove, se più apprendiamo più siamo sicuri della nostra scelta quando andiamo a fare poi investimenti o trade, più riusciamo a mitigare queste emozioni che comunque sono inevitabili nel mercato finanziario, però non è una lotteria, non è una specie di casinò, non è che una persona si sveglia la mattina, oggi mi sento che sale l'oro e vado a comprare oro, sono sempre strategie basate su fattori fondamentali, analisi tecnica e prospettive future che sono comunque dati disponibili a tutti, come abbiamo detto oggi abbiamo parlato dell'NFP che è un dato disponibile a tutti, abbiamo le politiche delle banche centrali che sono dati disponibili a tutti, quindi l'informazione chiave è una strategia basata su informazione e conoscenza ci porterà probabilmente a una strategia di successo a lungo termine, quella è la cosa fondamentale, essere un trader di successo a lungo termine, perché chiunque magari può andare bene e fare un trade di successo un giorno all'altro, però essere consistenti è la chiave. È un po' come quando eravamo bambini che dicevamo non vedo l'ora che la scuola finisca e gli adulti ci dicevano guarda che la scuola non finisce mai, ed è così, insomma, giusto per chiudere con una banalità, ma insomma le banalità spesso aiutano.
Allora, io ringrazio moltissimo Walid Kudmani, Chief Market Analyst di XTB Online Trading. È stato davvero un confronto importante e spero di farne presto un altro, insomma, con voi, anche magari una volta capito dove si sta dirigendo il mercato per avere, come dire, più certezze, anche se sul mercato certezze non esistono mai, ma insomma, magari in una situazione un po' più di calma. Grazie davvero per essere stato con Grazie a voi, è noi. stato un piacere. Grazie, buona giornata e buon proseguimento e grazie per essere stato qui sulle Fonti TV.